Ragazzi, benvenuti nella seconda puntata di Una giornata in laboratorio con Gemma e Luca. Oggi facciamo insieme la realizzazione di un paio di orecchini che sono stati tra l'altro i primi orecchini che mi hanno mandato a virale su TikTok. Informazione nuova anche per me. Informazione nuova, e sono questi! Eccoli. Orecchini sono stati fra i primi modelli che ho realizzato in assoluto perché avevo appena iniziato a sperimentare con la saldatura, con l'argento e risalgono anche al primo periodo in cui ho iniziato ad utilizzare TikTok. Considerate che ai tempi andare virale su TikTok era abbastanza più facile, però c'è stato un caso particolare su questi orecchini. Il video in cui mostravo la realizzazione ha fatto quasi 2 milioni e mezzo di visualizzazioni per un motivo abbastanza insolito a cui io non avevo assolutamente pensato. Infatti la sezione commenti del video continuava a ripetermi SpongeBob, 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 in tutte le lingue del mondo, peraltro. Non so se sapete che in spagnolo SpongeBob è Bob Esponja. Inizialmente non riuscivo a capire il perché di questi commenti finché qualcuno non ha scritto proprio "Sono uguali alle nuvole di SpongeBob". Sono andata a controllare ed effettivamente questi orecchini nel design, che per me era più floreale, ispirato a delle forme ondulate legate al mondo naturale, erano effettivamente identici alle nuvole di SpongeBob. Grazie a questi commenti sono diventati i primi orecchini virali del mio sito. Era da un po' che non li realizzavo, in effetti, però devo dire che il risultato mi piace sempre moltissimo. Come vedete, ho realizzato prima la forma con un filo e l'ho martellata e sono andata a saldare l'estremità e poi a saldare il perno. Una volta completata anche questa saldatura, arriva il momento di lucidare il tutto. Farlo, ripulisco prima la saldatura con il trapano, con una lima e poi vado a fare un passaggio nel buratto in modo da dare una sorta di lucidatura un po' satinata al tutto. Il buratto è questa specie di lavatrice per gioielli che vedete qui. Peraltro, vi devo dire, fa un rumore infernale. Qui ne avete un'idea vaga. Dopo questa passata andiamo a fare un'ultima lucidatura a specchio con una pasta rossa per arrivare proprio a un risultato finale molto molto lucente. Gli orecchini facevano parte della collezione Flo, che appunto derivava da flora, da qualcosa di floreale. Dopo aver saputo di SpongeBob non riesco più a guardarli con gli stessi occhi. Eccoli qui finiti, ora andiamo ad impacchettare questo bellissimo ordine. L'ho inserito nel sacchettino che è realizzato a mano dalla nonna. Vado quindi a riporli nella scatola con la card di ringraziamento. Sono felice di aver avuto l'occasione di raccontarvi questa storia. Fatemi sapere se avevate notato questa somiglianza. Speriamo che questo video vi sia piaciuto. Se volete lasciate un like e iscrivetevi al canale e vi aspettiamo alla prossima puntata.